Con Danilo Russo, delegato regionale della FIN, un altro fiore all'occhiello questa gara che la vedrà valida per la terza prova alla Coppa LEN, che porta i migliori campioni europei qui nella baia di Alghero. Davvero complimenti. Sì, grazie. È un evento che va a migliorare quello dello scorso anno. Abbiamo 70 atleti delle nazionali più un'altra quarantina di atleti che gareggiano il sabato, quindi superiamo i 100 atleti, 11 nazionali presenti, 4 medaglie olimpiche in acqua all'interno della baia di Porto Conte, che la federazione sta ponendo un'attenzione particolare per farlo diventare un possibile campo di gara sempre più importante a livello internazionale. Danilo, dicevamo della crescita del movimento natatorio non solo italiano, perché con Greg abbiamo parlato di una possibile rivalità proprio in casa, no? Perché chiaramente ci auguriamo tutti che sia un exploit come quello dell'anno scorso per la sua persona. Assolutamente sì, veniamo dalla seconda tappa della LEN di Piombino, dove Marcello Guidi, sardo, atleta tesserato con la Rarinantes Cagliari, ha ottenuto un ottimo argento, e poi abbiamo anche la convocazione dell'esperino Fabio Dalu, che è un giovane in crescita. Il settore acque libere dà questa possibilità ai nostri atleti di poter allungare la loro carriera, quindi arrivare anche a un'età molto più adulta, e allo stesso tempo fare una competizione che non è all'interno della vasca, quindi che si basa principalmente sul condizionamento fisico, ma anche su tattica. Perché gareggiare in mare il tempo non conta, conta la traiettoria, conta la tattica e conta anche un minimo di strategia. Grazie, e naturalmente lo spettacolo inizia domani. Grazie a voi.